Bene, buongiorno, buongiorno agli amici di Ciao Como, eccoci qua allo stadio Sinigaglia, direttamente sulla panchina del Calcio Como. Come potete vedere non c'è mister Sabatini, ma c'è una ragazza decisamente più carina, senza offesa, non se ne voglia il mister del Como, e oggi allora è lei la protagonista della nostra rubrica sportiva, perché contemporaneamente proprio c'è anche la presentazione del libro ufficiale a Como. Elena Tambini, che ha fatto per tanti anni l'arbitro, da oggi, anzi da qualche mese ormai, diciamo così, è passata dall'altra parte della barricata e ha preparato anche questo nuovo libro. Innanzitutto, ciao Elena, buongiorno, grazie. Ciao Marco, grazie a te, buongiorno a tutti. Buongiorno a te, grazie appunto Elena di essere qua con noi. Giornata importante per te, sei un po' emozionata? Sì, dai, diciamo che oggi presento il mio primo libro e quindi è bel traguardo, il fatto che lo presento nella città in cui sono nata e cresciuta in realtà mi tranquillizza un po' perché mi sento a casa. Ecco, tra l'altro hai scelto come padrino, diciamo così, uno che qua su questo terreno verde dello stadio Sinigaglia, dove ci troviamo in questo momento, ha giocato per tanti anni, giusto? Andrea Ardito. Esatto, è sicuramente un simbolo per il Calcio Como, per tutti i tifosi, e l'ho scelto proprio perché volevo un legame con il territorio in questo momento, per me è molto importante. La domanda che ti hanno fatto tantissimi, vabbè, te la faccio anch'io, perché hai deciso di lasciare la professione di arbitro? E tanti ti hanno paragonato, insomma, hanno parlato di te in termini estremamente lusinghieri, anche dal punto di vista fisico, ovviamente. Questo ti ha dato fastidio? Quanto ti ha dato fastidio, Elena? Ma diciamo che non mi ha toccato più di tanto, perché quando intraprendi uno sport o comunque una carriera sportiva sono altre le cose che ti interessano, soprattutto altri tipi di riconoscimenti. No, che c'erano pure anche, perché tra l'altro tanti appunto hanno apprezzato anche e apprezzavano sempre la tua professionalità sul terreno di gioco, nonostante la spigolosità a volte dei calciatori che ti sei trovato ad arbitrare, o sbaglio? Sì, diciamo che una partita di calcio spesso è una lotta, l'arbitro ha il compito di sedare queste lotte, di tenere comunque la partita nell'ambito della regolarità sportiva e quindi per forza di cose a volte ci sono delle situazioni un po' forti, delle situazioni di contrasto sia tra giocatori che tra arbitri e giocatori, però credo che anche una donna sappia affrontare molto bene questi tipi di contrasti. La mia scelta di lasciare è dovuta più a una serie di cose naturali che è una scelta vera e propria, nel senso che comunque c'è un percorso di crescita anche nella carriera arbitrale, e oltre alla quale si arriva a un determinato livello oppure si smette. Ecco, quindi ho fatto i miei ultimi 2 anni nella categoria interregionale e poi non c'era più possibilità di proseguire questo percorso, e facendo una professione che mi piace altrettanto, che poi è la stessa che fai tu Marco, sì, certo, ho deciso di occuparmi sempre di questo sport che mi piace, però da un altro punto di vista. E come ci si sente allora, Elena? Molti, credo, tifosi del Como, nostri telespettatori di Ciao Como, possono averti già vista ovviamente in televisione, grande protagonista a Mediaset. E come ci si sente però, ecco, dall'altra parte della barricata, a dover comunque dare delle valutazioni, ecco, non dico giudicare perché il termine forse non è, però dare delle valutazioni su quello che fanno i tuoi colleghi arbitri, definiamoli comunque così, Elena? C'è la consapevolezza che è un punto di vista diverso, nel certo, senso che le cose che spesso si vedono alla moviola, da diverse inquadrature o comunque al rallentatore, non è certo la situazione che si trova a dover affrontare l'arbitro in campo, quindi quello che si fa dopo le partite, per quanto mi riguarda, non vuole essere assolutamente un giudizio nei confronti degli arbitri, che sono io la prima che stimo molto e che dentro mi sento ancora pienamente arbitro. Ecco, esatto, perché appunto c'è sempre un po' di arbitro in Elena, giusto? Sì, assolutamente, non è una cosa che si dimentica, anche perché poi per tanti anni mi sono dedicata anche alla formazione dei nuovi arbitri, molti dei quali li seguo ancora, quindi non è una cosa. Credo che tanti però ha visto anche nelle tue esibizioni televisive che comunque non c'è cattiveria, credine, comunque nei confronti appunto di questa categoria, no? Assolutamente. No, assolutamente. Nasce tutto proprio dalla passione per l'arbitraggio, no? Quindi la volontà per ogni azione di arrivare a trovare l'interpretazione più giusta, che alla fine è un po' anche l'indole che uno ha in campo, quello di arrivare sempre a prendere la decisione giusta, e vedendolo da fuori l'indole è un po' la stessa, ovviamente in maniera molto più semplice, molto più facile che per un arbitro in campo. Sei contenta di questa nuova professione, Elena?
Sì, è sicuramente conduttrice apprezzata, tra l'altro, ecco, davvero molto molto apprezzata, quindi questo che ti fa sicuramente onore anche appunto per le tue doti, comunque molto professionale, quindi vuol dire che non sei solo bella, ma sei anche molto professionale e capisci di calcio. Ti ringrazio. Eh no, è così, molti lo hanno riconosciuto. Dicevo, quindi ti piace questa professione? Mi piace, ma tutto parte dal fatto che a me piace questo sport. Quello che dicevo sempre quando facevo i corsi arbitri, che fare l'arbitro è amare il calcio da un altro punto di vista, che magari non è quello solito del tifoso e non è quello solito del giocatore. Il giornalista è un po' la stessa cosa, soprattutto il giornalista sportivo, è uno che ama il calcio, è un punto di vista diverso da quelli che sono in campo o intorno, però è sempre un modo diverso di amare questo sport. Esatto. Allora Elena, senti, parliamo anche poi di questa nuova professione che ti ha portato anche poi a scrivere questo libro che oggi appunto presentiamo. Eccolo qua, lo vediamo. Eccolo qui, Amore e fuorigioco. È un manuale, come tu lo definisci, davvero molto molto divertente. Perché lo hai scritto? In realtà questo libro proprio l'ho scritto ancora mentre arbitravo, perché l'ho scritto l'anno scorso, quindi quando ancora ero nel pieno del mio percorso. L'ho scritto perché mi rendevo conto che se da una parte, gran parte della mia vita fosse proprio dedicata al calcio, dall'altra magari avevo amiche con cui esco, con cui ho un gran rapporto, che invece col calcio non c'entravano niente, anzi spesso avevano magari un sentimento un po' ostile verso questo sport, perché come ci sono dei pregiudizi nel mondo del calcio nei confronti delle donne, spesso anche le donne hanno dei pregiudizi nei confronti del calcio, perché comunque è visto come uno sport che spesso ruba del tempo al proprio uomo, al proprio fidanzato, che invece potrebbe passare con la propria donna. E quindi ho cercato un modo un po' originale e simpatico di spiegare non solo le regole ma anche le dinamiche che girano intorno a questo sport anche alle donne, utilizzando un paragone con i rapporti di coppia e col mondo dell'amore in generale. Esattamente, quindi fai questi paragoni proprio di come si va in campo anche nel rapporto di coppia, quindi dai dei suggerimenti, dei consigli, il tutto in maniera estremamente simpatica, no? Come diceva, sì, senza sì, sì, voler essere assolutamente dogmatica. Sì, 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 è un modo sì, di dare dei consigli, ma perché il calcio può essere anche vissuto proprio come strumento di avvicinamento magari al proprio partner, e perché, come si dice, da che mondo è mondo, lo sport spesso è metafora della vita, beh, sorpresa, anche il calcio può essere metafora addirittura dell'amore. Eh sì, assolutamente sì, quindi ne sei convinta di questa cosa? Sì, assolutamente, soprattutto dopo questo primo libro. Quanto ti ha impegnato? Quanto hai lavorato, diciamo così, per quante notti? Quante notti, giorni, non lo so, quando l'hai scritto il libro, quando l'hai scritto, di notte? Sì, principalmente di notte, perché avendo sempre lavorato e fatto tante cose, però comunque era un percorso che mi affascinava, penso di averlo scritto più o meno in 6-7 mesi. Perfetto, allora lo ricordiamo ancora, eccolo qua il libro Amore e Fuorigioco, Elena Tambini oggi lo presenta ufficialmente. Che cosa ti aspetti, Elena, da questa nuova, non so, chiamiamola professione, tutto sommato lo è poi, no? Alla fine ti sei divertita, mi sembra di capire, sì, col sorriso sulle labbra, e però comunque è una professione, no, diciamo così, che riparte anche da oggi. Cosa ti aspetti? Mi aspetto di poter fare per il più tempo possibile il lavoro che mi piace, che giri intorno a questo sport e anche lo sport in generale, perché non solo il calcio, sono tanti gli sport che mi piacciono. Poi, quali sono? Cioè, non è un altro, ce ne sono altri? Ce n'è uno in particolare che è stato un po' il mio primo amore in ambito sportivo, che è la pallavolo, perché io prima di avvicinarmi al calcio ho giocato diversi anni a pallavolo, quindi sicuramente è uno sport che seguo tantissimo tuttora, a cui gioca anche mia sorella, quindi mi ci appassiona, ecco. La pallavolo e il calcio sono un po' quelli che porto sul palmo di mano. Molto molto bene, allora Cairo Editore per questo libro di Elena Tambini che oggi noi abbiamo voluto presentarvi qua in anteprima e in diretta streaming su Ciocomo qui dallo Stadio Sinigaglia. Elena, sei stata molto gentile, ti facciamo un grosso in bocca al lupo per la tua professione, ovviamente collega e scrittrice, e anche per la tua vita, ovviamente, visto che hai dispensato questi consigli, allora ti chiediamo com'è la vita di Elena, tutto a posto? Sì, 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 assolutamente. Sono molto contenta, al di là di tutte queste cose, anche perché ho sempre avuto dietro una famiglia che mi sostiene, penso che questa sia la cosa più importante per tutti.
Perfetto, quindi come abbiamo detto prima, una nuova professione, diciamo, di fatto che inizia oggi qui dallo Stadio Sinigaglia. Noi vi salutiamo, un in bocca al lupo davvero a Elena per questa sua simpatica opera che va a essere presentata proprio in queste ore. Grazie Elena, in bocca al lupo davvero. Grazie a voi. Ciao, grazie.